Ciao, qui Liprandi. Oggi salutiamo Mostra TV, Francesco e Dave 13. E oggi siamo in collaborazione con D-Kids per mostrarvi le novità di Kids disponibili in edicola. Ho qua due bustine da aprire. Una fa parte della collezione Dragons 3D, i mostruosi dragoni che possono avere due o tre teste. Possiamo montarli, smontarli e probabilmente anche mescolarli fra di loro. Lo scopriremo tra poco. Qua sul retro della bustina vedo i 6 dragoni disponibili in colori diversi, alcuni hanno 2 teste, altri ne hanno 3. Beh, so che molti di voi amano i dragoni, ma in realtà io sono soprattutto ansioso di aprire l'altra bustina. Si tratta di un barattolino di zombie slime, quindi un barattolino di slime disgustoso che contiene anche un organo, quindi qualche pezzo di zombie contenuto a mollo nello slime. Sono decisamente ansioso di aprire questa bustina. Gli originali splatterosi zombie slime. Chissà quali parti del corpo sarà possibile trovare qua dentro. Qui dietro c'è una signora zombie che ci saluta. E qui sul davanti suo marito zombie. Tutto mal ridotto. Allora, apriamo prima lo slime. Iniziamo con lui. Quando vedete che c'è questo ripiano di vetro, significa che sto per fare veramente un disastro con slime o sostanze varie. Apriamo la bustina. Allora, ecco qui il nostro barattolo. E vedo che c'è qualcosa a mollo, sì, decisamente. Allora, guardiamo prima il volantino, il foglietto che è contenuto nella bustina. Qui ci sono un po' di mani di zombie che stanno spuntando dal terreno e si preparano ad uscire per venire a farci visita. Gli zombie si muovono senza mai stancarsi, anche se colpiti più e più volte si rialzano sempre. Hanno perso la proprietà di articolare un qualunque linguaggio tranne suoni gutturali. E qua ci racconto un po' di curiosità sugli zombie, che per fortuna non esistono, per quanto ne so. Allora, ma ci dicono un sacco di cose, il colore della pelle, c'è un sacco da leggere sugli zombie qui. Cose che non vedremo in un documentario di Piero Angela, probabilmente. Niente male. Colpisci qui, qui e qui. Qui ci consiglia dove possiamo colpire lo zombie se vogliamo buttarlo a terra per evitare che ci raggiunga e ci mangi il cervello. Allora, mettiamo da parte il volantino e questo è il barattolo. Qui abbiamo la nostra figurina Zombie Slime della serie Splatterosi di D-Kids e qui vedo a mollo uno zombie molliccio, credo che sia. Allora, apriamo subito il nostro barattolo di moccio. Via la pellicola. E vediamo subito com'è questo slime, se è appiccicoso, se è molto fluido oppure se è un po' più solido. Sembra bello liquido. È un bel colore giallo mocciolo, niente male, ed è un colore che mi mancava tra l'altro. Apriamo il barattolo. Oh, ecco qui. Dentro c'è uno scheletro un po' imbambolato e molliccio. Cogliamolo, guardate come cola. quanto mocciolo. Oh. Mettiamolo più indietro che si veda. Ecco qui. Allora, come slime è leggermente più appiccicoso di altri slime che ho aperto recentemente. È molto trasparente, mi piace questo colore giallino. Lo fa un pochino più cadaverico dei soliti colori luminosi che vediamo. Wow, ecco qui, è leggermente umido. Quindi mi raccomando, quando ci giocate dovete giocarci su una superficie lucida, liscia e pulita come quella che sto usando io. Ed ecco qua lo scheletro, lo zombie che era incluso nel barattolino. È uno zombie molto magro, direi che qualcuno l'ha già scarnificato. Che si alza dal suo pantano per venire a trovarci, magari mentre stiamo mangiando, visto che è tutto così. Questo è il risultato, vedete perché uso questo ripiano di vetro? C'è slime ovunque. Sono contento, io ero ansioso di provare un barattolino di zombie slime. Guardatelo qui. Sì, è uno slime con una bella consistenza, fa molto spettacolo, bel colore. E questo è il nostro scheletro allungabile. Mettiamolo qui. Procediamo ad aprire la bustina di Dragons 3D
e vediamo come reagisce un dragone allo slime. Allora, qui il barattolino, che fa sempre comodo, lo teniamo perché noi il nostro slime lo rimetteremo nel barattolino. E siccome non vogliamo che lo slime si secchi o che in sostanza diventi inutilizzabile, noi quando abbiamo richiuso il barattolino ci mettiamo due gocce d'acqua qui sul coperchio, prima di richiuderlo, che mantengono l'umidità. E poi avvolgiamo tutto il barattolino nella pellicola trasparente di cellophane, così siamo sicuri che non uscirà aria dal barattolino e resterà tutto bello umido e non si seccherà. Allora, apriamo la bustina di Dragon's 3D. Qui c'è il taglietto per aprire la busta. Tiriamo fuori prima, volentieri, facciamo un po' di suspense. Ecco qui, Dragon's 3D, un po' di slime appiccicato sulle dita. Cosa ci raccontano qua dentro? Un drago con più di una testa viene chiamato Idra. Le Idre sono draghi molto potenti, in grado di distruggere anche i metalli e le costruzioni più resistenti. Si può sconfiggere un Idra tagliandole tutte le teste. L'Idra in realtà era un personaggio mitologico, viene dalla mitologia greca, se non è ancora più vecchia addirittura, ed è uno dei mostri contro cui ha dovuto combattere Ercole, secondo il mito greco. Ci sono un sacco di storie fantastiche nella mitologia greca con mostri e vicende assurde, e letteralmente vi consiglio di dare un'occhiata alla mitologia greca, era coloratissima e molto divertente. Qui abbiamo Vanta Black, Magnus, sono i vari draghi che potremo trovare. Nila, Ostrum, Ismargad, Lasavard. E qui c'è un giochino che ci ricorda molto le altre bustine di Kids che abbiamo aperto in passato. Di Kids ama mettere queste bustine con il giochino per occupare un po' di tempo anche grazie al volantino. Ed è un puzzle. Abbiamo i quattro pezzi mancanti e dobbiamo inserirli nel resto del puzzle per completare questa immagine di dragoni che combattono uno contro l'altro. Vediamo che abbiamo trovato noi. Allora, ha due teste il nostro, quindi si tratta, sono tutte idre secondo quanto viene detto nella confezione, i draghi della collezione, perché sono tutti draghi che hanno più di una testa. Adesso prendiamo il volantino e guardiamo bene di chi si tratta. È articolato, può muovere le braccia e le gambe, anzi diciamo le zampe davanti e le zampe dietro. È di gomma non mollissima ma neanche rigida e ruota anche la coda da un lato e dall'altro. E direi anche le teste. Un dragone verde che metteremo a mollo nello slime tra breve. Si tratta di, vediamo un po' chi ho trovato io, non ha le ali, quindi direi che secondo me è Lasavard. Quindi questo drago in particolare non è dotato di ali perché vive nelle profondità marine e oceaniche. Temuto da pirati, lupi di mare, si nutre di grossi pesci, ma anche di orche, delfini e in qualche caso persino di balene. Quindi è veramente enorme e possiamo capire che vive sott'acqua dalle pinne, perché la sua coda, vediamo un attimo se riesco a metterla a fuoco, la sua coda è palmata, vedete questi pannelli qui, e anche le sue mani sono palmate. Quindi è fatto così per poter nuotare più agevolmente sott'acqua. Un dragone gigantesco che invece per oggi dovrà nuotare sotto lo slime. Vediamo un pochino. Lasavard, se ricordo bene il suo nome, con lo zombie slime, ormai faccio confusione. Allora, che ve ne pare di queste collezioni? Io naturalmente sono stato conquistato di più dallo zombie slime. Mi piace molto il colore di questo slime e anche la sua consistenza, che è proprio un po' disgustosa, mi sembra letteralmente perfetto per giocare con qualche vecchia serie di action figures degli anni 80 o 90 che contava proprio sul disgustare il bambino grazie allo slime. Infatti va benissimo per giocare con i vecchi Masters, i dominatori dell'universo, ad esempio questa bava che esce dal mostro. Guardate un po' qui. Sì, decisamente per me ha vinto lo zombie slime. E voi amati draghi, cosa ne pensate? Grazie ancora a The Kids per questa opportunità. Ciao!